Svegliarsi di notte, in piena notte, con le fiamme negli occhi non è il testo di una canzone, il titolo di una canzone andata a Sanremo, nell'ultimo Sanremo scorso. Svegliarsi di notte con le fiamme negli occhi è quello che è accaduto stanotte davanti ai miei occhi. È una cosa che non auguro a nessuno, è una cosa che non ci fa desistere, perché se quei vigliacchi che stanotte hanno dato fuoco alla mia auto, sotto casa mia, violando la mia persona, la mia proprietà privata, se pensano che con questo atto possano raggiungere qualche scopo più indicibile, sappiate che non è quello lo scopo che avete raggiunto. Anzi, siamo qui a testimoniare il fatto che andremo avanti, non caleremo mai la testa, le spalle ce le abbiamo belle forti e grandi. Io volevo ringraziare tutti i messaggi di solidarietà che mi sono, tutte le persone che mi hanno mandato dei messaggi di solidarietà. Voglio ringraziare i vari sindaci, i vari segretari di partito. In primis voglio ringraziare il segretario del partito del PD, Enrico Letta, che stamattina con una telefonata mi ha dimostrato tutta la sua vicinanza, la vicinanza di tutto l'intero PD, la vicinanza dell'intera famiglia, degli amministratori, perché noi siamo prima di tutto degli amministratori. Gli amministratori hanno bisogno di essere tutelati, perché noi spendiamo il nostro tempo, la nostra vita, soprattutto quella privata, per gestire la cosa pubblica e non è questo il modo per essere ripagati. Come giunta siamo qui, felice non sei solo, hai il sostegno e la vicinanza dei tuoi colleghi, degli amministratori, dei tuoi amici, andiamo avanti, forza, coraggio, non ci facciamo abbattere da quattro vigliacchi che pensano di poterci intimidire ricorrendo a questi metodi che non producono niente, anzi sono energia per noi per continuare ad andare avanti, ad amministrare onestamente e in modo trasparente, così come abbiamo fatto in questi anni, la nostra comunità. Avanti, forza e coraggio.